Buongiorno a tutti, oggi vediamo qualche ordine e unboxing di materiale che ho acquistato su Amazon e eBay. Parliamo anche delle due rubriche relative a computer e elettronica vintage che sto portando avanti sul canale YouTube e sul mio sito internet www.valoroso.it. Su Amazon ho ordinato un programmatore universale XGQ TL866 2 Plus che mi ha suggerito Alessandro Liberalato. Questo programmatore consente di leggere e scrivere moltissimi modelli di EEPROM. Inoltre, consente di programmare molti tipi di microcontrollori, tra i quali i PIC. Riesce anche a provare gli integrati logici, CMOS e TTL. In totale, legge e programma più di 15.000 modelli diversi, tra EEPROM e microcontrollori. Avrei potuto ordinare lo stesso programmatore su AliExpress, risparmiando qualche euro, ma la spedizione sarebbe stata più lenta. Inoltre, in caso di problemi, preferisco poter restituire il programmatore senza troppe storie. Il programmatore ha a corredo alcuni adattatori che servono per programmare circuiti integrati SMD oltre che dual inline. Sempre su Amazon ho ordinato un set di pulsanti con joystick arcade. Nello stesso kit c'è una scheda di conversione USB, quindi potrò utilizzare il joystick senza scheda per il Commodore 64, con la scheda per il PC. Se vi iscrivete al canale YouTube e attivate la campanella delle notifiche, sarete avvisati quando realizzerò i video su come si leggono e programmano le EEPROM, su come costruire il joystick, eccetera, eccetera. Ho comprato anche un contenitore predisposto. Anche questi componenti si possono comprare su AliExpress spendendo meno. Su eBay invece ho comprato queste EEPROM da programmare con il programmatore TL866 2 Plus. Sono le 27C020, compatibili, ad esempio, con la Final Cartridge 3+, che mi ha regalato Stefano Spiacci, e di cui sto realizzando alcuni video. Inoltre, sul canale YouTube, continuano le due rubriche. Rubrica numero 1, il corso sul linguaggio Basic, sia per i computer Commodore che per i PC. Realizziamo dei semplici programmi compatibili con il Basic del Commodore. Realizziamo anche dei programmi compatibili con i Quick Basic, QB64, PC Basic e GV Basic dell'MS-DOS dei vecchi PC IBM. Rubrica numero 2, nuova, è l'ultimo ritrovato della retrotecnologia. In questa rubrica puliamo, proviamo e smontiamo, per guardare come sono fatti dentro, radiovalvole, impianti stereo vintage, registratore bobine, mangiadischi, insomma, tutta l'elettronica vintage. Ovviamente poi li rimontiamo. Per oggi è tutto.
Ci vediamo presto. Un saluto da Amedeo Valoroso. E anche da Leo.